Salve a tutti, sono Claudia Aru, mi trovo nel camper, è il 13° giorno che siamo qui, sono stati dei giorni molto intensi per tutte noi, come avrete visto abbiamo avuto modo di colloquiare con alcune delle personalità diciamo più importanti della politica sarda. In questo camper sono passate Claudia Lombardo, per esempio, o il presidente Cappellacci, abbiamo parlato a lungo con loro. Abbiamo anche avuto delle manifestazioni di solidarietà davvero importanti. Le persone ci sono state molto vicine e per noi questo è stato davvero, davvero la linfa vitale, ecco. Non avevamo cibo, però ci siamo nutrite del sostegno e dell'affetto di tantissime persone che erano qui con noi. È importante che questa protesta continui, questa ondata non violenta e pacifica deve contagiare la Sardegna. Ed è importantissimo che tutti quanti voi e noi continuiamo a diffondere questo messaggio, a far sì che i sardi non abbiano più paura e che comincino a parlare e a cercare soluzioni per risollevarci da questa crisi che ci ha letteralmente messi in ginocchio. Dobbiamo cambiare questa energia negativa, no? Che costringe alla sofferenza, dobbiamo rinnovarla, dobbiamo farla diventare energia positiva. Quindi noi dobbiamo rinascere, dobbiamo ricrescere, dobbiamo rifiorire e per farlo dobbiamo stare uniti, compatti e lavorare tutti insieme. Noi adesso siamo riuniti in un'assemblea permanente perché, come potete immaginare, non è facile programmare la nostra attività, quindi ci vuole lavoro, ci vuole impegno e siamo riunite e stiamo cercando di capire come strutturare questa protesta e farla sempre più forte e più incisiva, perché noi quello che vogliamo sono risultati, l'abbiamo già detto, non ci bastano le fotografie e gli articoli, noi vogliamo i risultati, li vogliamo per il popolo sardo. Noi siamo 7 donne qui che stanno facendo un sacrificio, lo stiamo facendo in nome davvero di tutti quanti. Vi ringrazio del fatto che comunque voi adesso ne state parlando, è fondamentale farlo, è la cosa migliore che si può fare per far sì che questa protesta, ecco, vada avanti e continui sempre di più. Grazie da Totus, continuiamo a lavorare insieme, insomma, e continuiamo a costruire una Repubblica Sarda possibilmente indipendente. Grazie a tutti.